Campo di papaveri di Claude Monet. Data di produzione 1873, dimensioni 50 x 65 cm. Si trova al Musée d'Orsay di Parigi. Il quadro è stato realizzato dal pittore dopo che fece ritorno da un viaggio in Inghilterra, dove affinò molto le proprie abilità e tecniche pittoriche. Nel periodo successivo al suo ritorno dalla terra inglese si fermò per qualche tempo ad Argenteuil, dove la sua produzione pittorica è stata davvero enorme. Campo di papaveri è uno dei quadri più famosi e conosciuti al mondo, dove Monet riesce a relegare all'interno di una tela tutte le caratteristiche della pittura impressionista: i colori, la prospettiva, la tecnica en plein air e molto altro. Il soggetto ovviamente è rappresentato da questo sterminato campo di papaveri, che riesce a decorare in gran modo tutto il prato presente nella composizione. La scena è ambientata in campagna durante un giorno d'estate e la tecnica per la realizzazione dei papaveri è molto interessante. Monet per prima cosa ha realizzato con una spolverata di colore la base per i fiori e successivamente ha perfezionato le forme utilizzando delle macchie di colore per mettere in risalto il gran numero di questi fiori e per non renderli tutti uguali, ma belli da vedere e non ripetitivi. I papaveri che sono in primo piano sono leggermente più grandi rispetto a quelli che si trovano in fondo, e questo dà un senso di profondità, facendo in modo che la composizione non sia realizzata tutta su uno stesso piano. Dando un'occhiata più accurata, si potrebbe dividere questo quadro in due parti. A sinistra domina il colore rosso dei papaveri, che sono sparsi qua e là su tutto il prato, mentre a destra invece domina il prato senza particolare vegetazione, realizzato con un colore che è miscelato tra il verde ed un tocco di blu. Le persone che sono presenti nel quadro sono una donna ed un bambino sulla destra, mentre sulla sinistra è presente un'altra coppia, ma non sono riconoscibili, e dai loro vestiti probabilmente sono la prima moglie dell'artista, ovvero Camille, e il loro figlio Jean. Si è giunti a questa conclusione anche solo guardando l'abbigliamento dei due soggetti e confrontandolo con quello che indossano all'interno della passeggiata. Oltre a questo bellissimo quadro di Monet, ci sono molti altri lavori che hanno donato a questo pittore una fama immortale. Fonte, Arte, World, e per ulteriori approfondimenti visitate il nostro sito www.ilcappellodiirma.it.